torniamo in diretta dallo studio 2 di Radio Roma Capitale per i consueti approfondimenti con Medicina Regione Lazio. Siamo insieme per andare a comprendere le informazioni, tutto quello che si cela anche dietro le professioni dei nostri ospiti e molto altro. In voce con voi Giulia Capobianco e a mio fianco il nostro ospite di oggi, un ospite molto importante, il dottor Dante Caliento. Benvenuto ai nostri microfoni. Un piacere averla qui con noi, ma soprattutto grazie per aver accettato il nostro invito. Per noi è essenziale dover lasciare le informazioni anche su tematiche così importanti per la nostra quotidianità. Oggi parleremo di molti aspetti che riguardano la sua professione di otorino, giusto? Otorino, sì. Le consiglio di avvicinarsi ancora di più al microfono perché altrimenti non riusciamo a sentire le informazioni. E allora intanto le chiedo un po' qual è stato il suo percorso professionale che l'ha portata insomma a intraprendere questa figura. Diciamo che mi sono sempre interessato ai problemi riguardanti l'otorino e soprattutto all'insufficienza respiratoria nasale, e oramai sono purtroppo diversi anni che me ne occupo. E niente, diciamo, questo è il motivo per cui... Allora, vogliamo specificare anche ai nostri amici, magari più giovani, che vorranno intraprendere questo percorso, che il settore ovviamente è molto ampio, no? Quindi di che cosa si occupa un otorino? Ecco, io dico sempre, perché uno si dovrebbe rivolgere a un otorino? Esatto. Uno si dovrebbe rivolgere a un otorino, lo dice la parola stessa, diciamo, quando ha problemi di insufficienza respiratoria nasale, quando ha problemi di disfonia, quando ha problemi di problemi faringei, problemi tonsillari, ecco, diciamo sono diverse poi le patologie, cioè, che... sì, anche problemi di ipoacusia, di sordità, di difficoltà uditiva. Quindi questi sono... Bene, bene, ampio spettro, come potete ascoltare, potete ovviamente anche vedere sui nostri canali. Allora, parlavamo prima di insufficienza respiratoria nasale, oggi approfondiremo, questa sarà una delle nostre tematiche, prego. Sì, diciamo che è un po' lo spavento di tutti, diciamo, quando si ha un intervento di insufficienza respiratoria nasale, dover fare il ricovero, dover fare un intervento al setto nasale, diciamo che cioè dopo l'intervento c'è bisogno di un tamponamento, l'intervento si svolge in anestesia generale, ha bisogno di ricovero, quindi c'è un po' questo spauracchio dell'intervento. Io vorrei parlarvi, quando non sussiste una grossa deviazione del setto nasale, ma questa difficoltà respiratoria nasale dipende soprattutto da un'ipertrofia dei turbinati, che può dipendere da problemi allergici, come chiedeva prima la signora, problemi allergici, problemi vasomotori o problemi anche post-Covid, perché con tutte queste... Esatto, soprattutto in un periodo come questo le conseguenze sono ingenti, no? Con queste mascherine, quando appunto non vi è una grossissima deviazione del setto nasale, che no, quella richiede esclusivamente, è possibile effettuare un altro tipo di intervento, cioè mini-invasivo, che si può svolgere in ambiente ambulatoriale, che si chiama decongestione chirurgica dei turbinati con delle radiofrequenze. Innanzitutto, cosa sono i turbinati? I turbinati sono delle estroflessioni mucose che servono a umidificare, riscaldare, depurare l'aria e mandarla quindi in faringe e in laringe umida al punto giusto, che non insulti appunto le prime cavità aeree. Però questi turbinati ogni tanto si ingrossano di più per quei motivi che ho sopra elencato, che possono essere meccanismi allergici, vasomotori o appunto anche post-Covid, per cui è sufficiente ridurre questi turbinati perché si ripristini la normale funzionalità respiratoria. E dicevo che questo intervento è indicato quando non vi è una grossa deviazione del setto, e c'ha di buono che può essere svolto in regime ambulatoriale, non a sanguinamento, è completamente
indolore e praticamente già al momento dell'esecuzione si nota un miglioramento della miglioramento immediato, possiamo miglioramento dire immediato, e cosa non ultima, che uno non deve interrompere la sua attività sportiva, lavorativa, scolastica che sia. Quindi anche per le conseguenze post intervento, insomma, sono molto più semplici. In giornata stessa può andare in palestra, può tornare al lavoro. Quindi una bellissima notizia anche questa per noi, ovviamente malati di allergia cronica, possiamo dirlo in questo modo. Quindi questi vengono definiti come interventi alternativi alla settoplastica, o sbaglio? Quando non vi è una grossa deviazione del setto, perché sennò chiaramente andrebbe corretta anche quella. Sì. Ma diciamo la deviazione del setto rimane nei limiti del consentito, diciamo così, e vi è questa ipertrofia dei turbinati, e questi turbinati, essendo ridotti con questa metodica indolore, ambulatoriale, senza anestesia, quindi si fa diciamo un piccolo spray dentro il naso per addormentare la parte, ma completamente indolore, e ci ha un miglioramento istantaneo e notevole, soprattutto è notevole. Molto bene, allora siamo arrivati quasi alla conclusione del nostro intervento, vogliamo lasciare qualche consiglio, appunto visto che si avvicina anche la bella stagione e purtroppo molti come me anche soffrono di queste allergie chiaramente legate alla polvere, al polline. Quali sono i suoi consigli da professionista? I miei consigli sono diciamo di seguire il collega allergologo, questo è giusto per eventuali rimedi con antistaminici, cortisonici, vaccini che siano, però un'alternativa c'è molto valida, è proprio l'intervento diciamo che ho poco innanzi spiegato. Sì. Che praticamente riducendo i turbinati non è che levi l'allergia, stiamo attenti, però aiuta a respirare meglio, te la fa sopportare molto meglio. Assolutamente, allora io la voglio veramente ringraziare per questo intervento, è stato veramente molto importante poter fornire queste informazioni ai nostri amici che magari non sapevano prima di tutto, perché è proprio quello di cui parliamo, l'informazione che è importante, insomma, cioè il web, ma il web alle volte, come dire, crea solo confusione, quindi abbiamo bisogno sempre di una figura del professionista, insomma di un professionista che possa darci le giuste indicazioni. Allora adesso lasciamo qualche contatto, perché per chi volesse contattarlo, insomma per chi volesse pervenire direttamente a lei, potrà farlo tranquillamente. Allora dante.caliento@libero.it è il contatto mail, dot.dantemariacaliento su Facebook, altrimenti c'è il sito web www.dantemariacaliento.it, e ci sono tre indirizzi, quindi via di Villa Ricotti 26 a Roma, la Dispoli Centro Medico Ippocrate via La Spezia 38, e poi Fabbrica di Roma, via del Cunicello 30. Allora, per me è stato veramente un piacere oltre che un onore, la ringrazio veramente per essere stato con noi e noi l'aspettiamo nuovamente per altri approfondimenti. Grazie. Amici di Medicina Regione Lazio, rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze anche di Radio Roma Capitale per poter appunto godere di altri approfondimenti. Grazie mille e a presto.